quali lettere questo codice Morse va a segnalare. Oggi, ragazzi, vi svelerò tutti quanti i segreti riguardo la radio Brawl Stars. Infatti si dice che questo è un grossissimo indizio per il tema della stagione 2 di Brawl Stars. Per chi ancora non sapesse nulla a riguardo, digitando su YouTube radio Brawl Stars esce fuori questa live chiamata con un semplice puntino così a casissimo, pubblicata da un canale senza alcuna immagine del profilo, totalmente bianco, e che va in onda da tipo una settimana e passa. Guardate lo stile grafico è uguale, identico e spiccicato a quello di Brawl Stars. C'è addirittura qui la collana di Pam. E ragazzi, ci sono tante informazioni, ma tantissime teorie, tantissime cose che sto per dirvi. Innanzitutto sentite il rumore che fa. È in pratica sono rumori di frequenza. Ci sono dei pannelli con pulsantini, con cavi che escono un po' ovunque. E questa scritta qui, tecnicamente in russo, in cirillico, significa semplicemente frequenze o robe simili. Cioè non c'è niente di particolare. Semplicemente il cirillico appunto significa frequenza sintonizzato, livello di frequenza, una roba del genere, ragazzi. Disattivo questo audio perché non ha senso, perché cioè, è semplicemente un rumore di frequenza così, senza alcun significato. Però ragazzi, tutto ciò lo possiamo rivedere anche in game, ed è lì la particolarità. Ovviamente però lasciate un bel like a questo video ed iscrivetevi adesso, ora, now al canale, per non perdervi più nessun video di questo tipo. Sono tornato in game, ragazzi, apposta per farvi vedere quello di cui sto parlando. Infatti tutta questa storia della radio possiamo vedere anche in alcune mappe a tema Taras Bazar. Entriamo quindi in amichevole, ragazzi, e selezioniamo la mappa, per esempio Area Relax. Guardate bene quello che sta per accadere, ragazzi. Focalizzatevi sulla parte a sinistra dello schermo. Lì in alto, su un tetto, troverete una radio. Attenzione perché poi c'è ancora dell'altro. Guardate che si vede chiaramente quando mostra la mappa. Eccola lì! Eccola lì la radio! L'avete vista? L'avete vista, ragazzi? Sicuramente vi ho fatto lo zoom, molto probabilmente. Andiamo immediatamente lì, ragazzi. Voglio andare in quell'esattissimo punto per mostrarvi meglio quello che succede, ragazzi. Non fa niente, tanto siamo nemica. Eccola qui, ragazzi, guardate, si vede chiaramente che c'è una radio e c'è una specie di segnale rosso che viene attivato. Ma che volete? Lasciami in pace! Ma dai, sto facendo un video news! Torniamo lì, ragazzi, a quanto pare i bot oggi si sono svegliati iper aggressivi, non ne vogliono sapere di lasciarmi un attimino in pace. Ma davvero state facendo? Guarda, manco contro i bot voglio perdere, te lo dico, manco contro i bot perdo. Raga, ci ritorno con Rosa perché magari in questo modo, con il gadget di Rosa, posso mettere un cespuglio e magari i bot non mi vedono perché sono stupidi come il calcestruzzo. E dai, vai via. Ok, ragazzi, mi metto qui nel mio cespuglietto, sperando che non mi vedano e mi lasciano in pace. E guardate, ragazzi, la cosa più importante è che c'è una cosa che lampeggia. Ma non lampeggia, se ci fate caso, in maniera regolare. Infatti, ragazzi, tutto quello che accade qui, aspetta che forse riesco ad andare anche un po' più. Eccola qua, ragazzi, adesso si vede molto molto bene. C'è una lucina che si accende e si spegne, ma non sempre. Cioè, se vi avvicinate, si accende e si spegne e inizia tutto quanto il processo. Il processo, ragazzi, prevede un codice Morse. Ecco, l'ho detto, tu ci crepi perché, non so, sono dell'umore sbagliato oggi e tu ci crepi. Ok, dato che prima faceva degli sboroni, ecco, appunto. Guardate, ragazzi, adesso vi rivelerò quali lettere questo codice Morse va a segnalare. Infatti, ragazzi, il codice Morse è un codice fatto di punti e linee che, e con le luci, in pratica simboleggia una sequenza prolungata della luce, seguita da un semplice accendi e spegni. Cioè, accendi un secondo, spegni e linea. Accendi e spegni sarebbe il punto. Attraverso questo metodo si possono creare lettere e unendo le lettere si fanno appunto le parole. Era un codice che esisteva ovviamente prima della creazione dei telefoni. Mi sembra abbastanza ovvia come cosa, però ovviamente è molto figa per fare leaks e per fare informazioni sui videogiochi. Anche Fortnite una volta utilizzò questa tecnica, devo essere sincero.
Però ragazzi, cioè ci sta, mi piace molto che tutta questa storia sia entrata a far parte anche di Brawl Stars, perché è molto molto stilosa come cosa. Adesso ragazzi vi rivelerò finalmente quali sono le lettere pronunciate dal codice Morse di questa lampadina, ragazzi. Vi ricordo ovviamente che, cioè, è strano effettivamente che si possa delineare un codice Morse con quelle lampadine, ma tecnicamente sono tutti quanti leaks. Attenzione ragazzi, punto linea linea, che è una W. Poi abbiamo linea punto linea, che sarebbe una K. Poi abbiamo linea punto punto punto, che è una B. Poi abbiamo punto linea punto, che sarebbe una R. E infine punto linea punto punto, che sarebbe una L. Quindi ragazzi, le lettere sono W, K, B, R, L. B, R, L potrebbe benissimo simboleggiare Brawl. VK, V magari per World, quindi mondo. La K non lo so ragazzi, la K davvero non lo so. Però attenzione, perché sono tornato nella Radio Brawl Stars? Perché queste qui sono le lettere in codice Morse che sono state trovate nella luce che lampeggiava in una partita di Brawl Stars. Quindi nella partita di Brawl Stars in loop, quindi senza mai finire, c'è questa sequenza di lettere che viene ripetuta all'infinito, cioè finché non finisce la partita ovviamente. E guardate qui, quella radio fa quelle lettere e in questa live dove c'è questa radio, guardate questa cosa qui, è assurda ragazzi, è assurda. Guarda, ok, lo schermo devo alzarvelo. Guardate cosa c'è in basso a destra. In basso a destra ragazzi c'è un bigliettino con dove si riesce a intravedere chiaramente una W, una K e poi altre lettere che possono comunque essere B, R ed L, ragazzi. Non so se state capendo, cioè in game c'è una radio sopra il bazar di Tara che manda queste lettere e in questa live a casissimo ostata da un tizio con un puntino che si chiama Brawl Radio, praticamente, cioè in realtà ha come nome semplicemente dei trattini ed è un puntino, c'è appunto un codice che rivela appunto queste lettere. Cioè ragazzi, tutto torna con il codice Morse. Il canale si chiama trattini, la live si chiama puntino, però solo se cerchi Brawl Radio esce fuori questa cosa. Il codice Morse è fatto da puntini e trattini e le lettere che escono fuori dal codice Morse ed è in partita sono uguali alle lettere che sono scritte sul bigliettino di questa live, ragazzi. Cioè tutto quanto è collegato. Adesso dobbiamo capire queste lettere cosa simboleggiano, ragazzi. Sembra un codice Morse comunque sia inviato da qualcuno che conosce ovviamente Pam, perché quella è la collana di Pam o il braccialetto di Iris ovviamente. E sappiamo comunque che Pam ha una relazione con Jessie, nel senso che potrebbe essere la mamma, la zia o qualcosa simile, anche magari l'istruttrice di meccanica. Quindi magari la prossima season sarà a tema robot, sarà a tema robotico, qualcosa del genere potrebbe essere, ragazzi, magari anche futuristico. Però le novità non sono finite qui, perché c'è ancora un piccolo particolare che è stato trovato all'interno delle mappe. Infatti ragazzi, guardate, devo mostrarvi purtroppo il video di questo youtuber, perché questo tweet non riesco più a trovarlo. Questo tweet ragazzi credo che sia stato rimosso, quindi magari significa appunto qualcosa. Infatti vedete queste immagini qui, queste immagini sono immagini prese dal gioco in cui sono state aggiunte in alcune mappe, in alcuni punti, delle corone totalmente a caso, ragazzi. Ci sono delle corone nel gioco con il simbolino di Brawl Stars aggiunte nelle mappe. Significherà qualcosa? Non lo sappiamo ragazzi, magari significherà qualcosa per la prossima stagione, la prossima season. Però questo tweet ragazzi non si trova più, è assurdo ragazzi. Infatti questo ragazzo che ha messo la foto con tutte quante queste corone ha scritto: ecco tutte quante le corone che si possono trovare nel gioco. E lui dice: io penso che questo ha qualcosa a che fare con il tema generale di Brawl Stars, quello che arriverà. Secondo voi ragazzi,
ragazzi, è un semplice riferimento a Clash Royale dove lì si fanno le corone? Oppure è un easter egg così a casissimo? Oppure è effettivamente un indizio che si può collegare con tutte quante le altre informazioni? Però attenzione, perché mi è appena venuto in mente una cosa. WKBRL. K potrebbe stare per King. King è il re. Il re ha la corona. Ci sono le corone sparse per tutto quanto Brawl Stars. World King, il re del mondo, potrebbe essere di Brawl Stars. Magari vogliono creare un campione mondiale di Brawl Stars, non lo so. Magari vogliono rendere il tutto a tema King, non lo so ragazzi, non lo sappiamo. Però queste sono tutte quante informazioni presenti nel gioco che potete vedere anche voi ragazzi. La roba del codice Morse è troppo figa. Adesso ho raggiunto anche delle corone. Ragazzi, non lo so, ditemi voi, secondo voi, cosa significano tutte quante queste informazioni. L'unica cosa che credo è che mi sta salendo già l'hype così a casissimo e spero caldamente che aggiungano altre informazioni finché non riusciremo appunto a collegare tutti quanti i tasselli tra loro. Tanta roba questa Brawl Radio e niente, ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!